seguici su foodmadeinitaly.eu. Scoperto, ma lo sapevo vagamente, che Ruinara è la prima casa di champagne fondata in 1729. Sì, 1729, quindi già questo dà un'allure, dà una importanza storica straordinaria, no, a questa azienda. Cosa vuoi dirci? Che cos'è la nota distintiva? Cioè tu ad occhi chiusi riusciresti a riconoscere immediatamente tra... Abbiamo alcune, io direi, che c'è queste incredibili cantine che sono Arans, che sono, c'è la profondità, sono in gesso pura, sono bellissime. C'è anche la forma della bottiglia che possiamo vedere qui, sì, che è questa forma antica, forse non delle prime annate, però ma delle annate 1670-80, che questa è la forma della bottiglia. Il terzo, c'è l'uso dello Chardonnay, che veramente è la definizione dello stile della cantina, non dall'inizio, però da 70-80 anni, che dà freschezza, che dà morbidezza, che dà un champagne che è piacevole, che secondo noi, secondo me, io sono nato in champagne, è un elemento fondamentale sulla qualità dello champagne. Pasteggiare a champagne, beh, tu sarai d'accordo, però insomma, si può fare, si deve fare. Sì. Qualcuno che oggi sta lanciando anche a Milano la moda della piscina, cosa ne pensi? Ghiaccio nel... Io sono un po' titubante, ma cosa ne pensi? Secondo me per un grande millesimato non si può fare, però cosa dici? Beh, io dico sempre che se un cliente a lui gli piace di berlo come una piscina... Spieghiamo cos'è la piscina. Piscina è insomma... Piscina è una quantità di champagne, con dentro dei cubetti di ghiaccio. Sì. Però questo champagne non è fatto per la piscina, è possibile fare un champagne, specialmente per questo più zuccherato, più intenso in aromi. Questo è molto delicato, è molto equilibrato. Si può bere così, però penso che si manca un po' del piacere di berlo puro. E abbiamo visto con i piatti elaborati da Moreno, La bellezza, la freschezza, la profondità dello champagne. Sì. C'era veramente un abbinamento incredibile. Sì, grande matrimonio. Con i peschi crudi, sì. Grazie Federica, chef de cave di Ruinara. Grazie. Roberta, santé. Grazie. Ciao. Seguici su foodmadeinitaly.eu.